Io ero all'estero, perché i miei genitori erano all'estero, dunque ebbi l'occasione di studiare prima il sistema francese che mi portò, diciamo, a quello che sarebbe il liceo, poi mi ritrovai all'università all'estero, in Canada, e fu una mia grande fortuna perché quell'università aveva un dipartimento di biochimica che era molto buono. E poi, vabbè, poi un'altra storia, no? Poi è arrivato questo, ma questo è un altro discorso. Penso che se esistesse un algoritmo della fede, che è un'ipotesi alquanto azzardata, ma se potessimo usare almeno l'algoritmo come metafora per spiegare la fede, metterei l'orizzonte. Cioè, mentre gli altri saperi sono comunque dei saperi, se posso dire, strutturati, la fede non è un sapere a livello della conoscenza della realtà di fede sicuramente, ma lì no, Dio esiste, Dio è creatore, Gesù Cristo è figlio, queste sono strutturate. Ma a livello dell'esperienza della fede non è strutturato, è un orizzonte che tu vai sempre a ricercare, sempre in là. È un'attrazione continua al bordo della conoscenza e dell'esperienza che sai che è vera e che ti attrae.